Ciao a tutti amici di Pomodoro in Basilico, benvenuti, ben ritrovati nella mia cucina per il secondo appuntamento di questa settimana con Cuciniamo Assieme. Questa mattina voglio preparare con voi questa ricetta inedita etnica che ho preso ispirazione per realizzare da un vecchio libro di cucina che avevo in dispensa sullo scaffale ed era un po' di tempo che non guardavo. Il libro in questione era un libro acquistato all'IKEA. Non so se tuttora esistono l'IKEA produca questi, anzi venda questi libri di cucina. Perché sinceramente un po' che non ci vado e non saprei dire, però al tempo, sarà una decina di anni fa, ecco, produceva questi libricini molto carini, ovviamente poi per promuovere i propri utensili da cucina, e ve n'era uno che era tutto dedicato alla cucina, orientale, ecco, perciò nei giorni scorsi sfogliandolo mi è venuta, questa idea di modificare questa zuppa giapponese contenuta in questo libro. Perciò, bene, vedo che vi state collegando. Buongiorno Agata, benvenuta e ben ritrovata. E anche a te, Rosy. Rosy, che stavo pensando proprio a te questa mattina prima di prepararmi, perché mi ricordo che mi avevi chiesto tempo fa se potevo fare qualche altra ricetta di tipo etnico, perciò questa mattina, questa nuova ricetta l'ho fatta pensando a te, spero che ti possa piacere, ecco. Allora, come potete immaginare, gli ingredienti sono semplici, tranne la presenza di un ingrediente particolare che è il miso, che ovviamente trovate nella sezione etnica dei vari supermercati e magari non è facilmente reperibile in tutti i negozi, ecco. Per il resto, come vi farò vedere tra pochissimo, sono tutti ingredienti molto comuni. Allora, direi che inizio a descrivervi. Allora, ovviamente del brodo vegetale. Non preoccupatevi che poi la ricetta domani la condivido sul blog con le dosi corrette, perciò insomma se volete magari prendere appunti adesso, però domani trovate tutto ben scritto. Il brodo vegetale, poi abbiamo del tofu che è tagliato a pezzetti, ecco, delle taccole, anche queste. Tagliate, eliminate le estremità e poi tagliate a pezzetti di un circa un 5-6 cm. Una cipolla dorata, affettata. Io ne ho usata una piuttosto piccola, se no una mezza cipolla circa. Dei funghi e poi qua ho delle foglie di cavolfiore, che sapete in cucina non si deve buttare niente, perciò quando io prendo il cavolfiore per cui mi serve usare diciamo, la parte centrale, le cime, le foglie io le pulisco e le congelo, le tengo da parte per utilizzarle nel brodo oppure nelle zuppe o insomma nei risotti, eccetera. Sono molto, almeno io le trovo molto saporite, perciò le foglie del cavolfiore. Dopodiché abbiamo un ingrediente che è lo zenzero, io lo avevo in polvere, se avete quello fresco prendete un pezzettino circa un paio di centimetri, lo tagliate a fettine oppure lo tritate, ecco. Io ho utilizzato quello secco perché mi è capitato di prendere quello fresco e non usandone tantissimo. Purtroppo mi sono trovata lo zenzero che era andato male, perciò pre ho preferito prendere quello in polvere che perlomeno non va male, ecco. Il miso in polvere, quello istantaneo, e poi ho dell'aglio granulare per insaporire ulteriormente il brodo.
Nel frattempo vedo cosa mi scrivete. Allora, le congeli crude le foglie? Sì, le congelo crude. Anche perché comunque poi in pratica quando le scongelo le vado a far saltare in padella e sono perfette così, o comunque durante la cottura magari del risotto, delle zuppe, comunque fanno tempo a cuocere perfettamente. Però è indifferente se vi trovate meglio a magari sbollentarle prima e le mettete via già precotte. Dopodiché abbiamo della salsa di soia che userò per insaporire sempre il brodo e degli spaghettini di soia, perciò questa ricetta è anche gluten free. Ho ricontrollato gli ingredienti perché, per essere sicura, ma sì, perché il tofu è fatto con la soia, perciò abbiamo una ricetta gluten free oltretutto. Gli ingredienti particolari appunto sono il miso e questi vermicelli di soia che trovate nei negozi etnici, nella sezione, ormai diciamo tutti i supermercati hanno una corsia, diciamo una parte dove si trovano questi alimenti. Ecco, se non vi piacciono potete usare anche i vermicelli di riso oppure prendere delle, non so, fatemi pensare, potete sostituirli con delle, adesso dico un'eresia, però per avere di nuovo lo spaghetto, tipo delle bavette oppure delle tagliatelle, non so, insomma, ecco, diciamo che comunque un po' dappertutto si trovano. Per ricreare proprio il piatto giapponese vi consiglio di provare questi. Allora, diciamo che adesso prepariamo la ricetta. Sì, hai ragione Agata, infatti ormai diciamo che in quasi tutti i supermercati, tranne forse nei discount, ma dappertutto. Capelli d'angelo, sì, io non li adoro perché li mangiavo da piccola nella minestra e sinceramente non erano tra i miei preferiti, però effettivamente come dimensione ci siamo, direi. Poi insomma va in base un po' alla vostra fantasia, non usate ecco un formato di pasta tipo le penne o i fusilli perché ovviamente non vanno bene. Allora, bene, abbasso l'inquadratura così da farvi vedere meglio. Qui ho dentro il brodo che sta già bollendo, perciò vado a insaporire il brodo con il miso, lo zenzero e l'aglio. Ecco qui. E aggiungo anche la salsa di soia. Ecco qua. Mi raccomando, appunto, non preoccupatevi che le dosi le pubblicherò domani. Perciò, ecco, mi sono dimenticata il mestolo, anzi, scusate, eh? Ecco qua. Allora, che profumino, si sente tanto lo zenzero. Lo zenzero è uno di quegli alimenti che o si odia o si ama. Io dico sempre di dargli una seconda chance, magari di preparare un piatto in cui vi è come insaporitore lo zenzero prima di abbandonarlo definitivamente. Allora, ora che il brodo è stato insaporito, non ci resta che andare ad aggiungere gli altri ingredienti. Quindi la cipolla, intanto alzo di nuovo la fiamma. I funghi io sto usando quelli che avevo raccolto l'anno scorso, li avevo congelati. Potete usare quelli secchi oppure quelli freschi, se li trovate magari gli champignon. Ovviamente poi influirà molto il tipo di fungo che usate sul sapore della zuppa, perché ovviamente tipo il porcino rispetto allo champignon hanno due gusti totalmente diversi, perciò magari fate un mix o prendete quelle buste di congelate con appunto un misto di funghi, potete usare quello. Aggiungiamo quindi cavolfiore e funghi e in ultimo andiamo ad aggiungere le taccole. Se non trovate le taccole,
potete usare i fagiolini. Ormai anche le taccole diciamo che si trovano un pochino dappertutto, però magari non sono così semplici. Adesso facciamo passare qualche minuto, anche perché avendo aggiunto degli ingredienti congelati ovviamente il brodo ha perso di temperatura, perciò aspettiamo che riprenda il bollore, dopodiché vado ad aggiungere anche il tofu. Avete visto una ricetta veramente semplice? Ovviamente io vi sto dando un'idea per gli ingredienti, ma potete benissimo andare ad aggiungere altre tipologie di verdure in base a quello che avete a casa e in base al vostro piacere, ecco. Infatti se guardate anche sulla mia pagina trovate le ricette del ramen, che è una zuppa simile, in diverse versioni. Ovviamente metto le mani avanti perché io non sono mai stata in Giappone, non so diciamo la preparazione tradizionale come sia, perciò è la mia personale rivisitazione di quel piatto, ecco. Preparate il brodo in questo modo e dopodiché andate ad aggiungere le verdure che più vi piacciono, ecco, i legumi che più vi piacciono. Allora, pian pianino, sta tocco un attimino con il coperchio, che così raggiunge la temperatura più facilmente. A proposito di ricette, questo pomeriggio l'appuntamento è con la pubblicazione della ricetta di ieri, perciò tutti voi curiosi sulle dosi di questa veramente fantastica ricetta, il mio mix di cereali con creme di coste e pomodori secchi, la potete trovare questo pomeriggio, ve la condividerò dopo pranzo, ecco. Le ricette etniche sono quelle più facilmente reinventabili, diciamo, perché almeno io le trovo facilmente intercambiabili gli ingredienti, soprattutto quelli della cucina orientale, ecco, magari aggiungendo al posto della parte proteica animale o il tofu o il seitan oppure il tempeh, loro utilizzano spesso il tempeh. Io devo dire che quello che ho provato non mi piace tanto, perciò non lo mangio, però per la consistenza è molto indicato, ecco, da aggiungere. Eventualmente se non vi piace proprio consumare questi prodotti preconfezionati, insomma già lavorati, potete sostituirli con dei legumi, ecco. Pian piano sta riprendendo il bollore, vado ad aggiungere il tofu. Spezzo una lancia a favore del tofu, che di cui io non sono una sostenitrice, ma in queste tipologie di preparazioni, di ricette in cui vi è del brodo, gli, tanti altri ingredienti, del sugo, così essendo spugnoso diciamo che si va ad insaporire bene e quindi lo trovo buono, ecco. Io utilizzo quello firm, solido diciamo, è più difficile trovare quello silken, che è piuttosto tipo un budino, sembra, ricorda. Il tofu firm di solito io lo prendo, lo congelo perché so già che magari non lo utilizzo nel breve periodo, e quando mi serve lo scongelo, dopodiché lo presso bene bene per far uscire il liquido al suo interno, perché appunto, ripeto, è come una spugna e quindi più acqua strizziamo fuori, più condimento andrà poi a inglobare, perciò più diventerà saporito in questo modo. Ecco qua, sta bollendo, voglio vedere, nel frattempo è arrivato il sous chef, eccolo lì,
Allora, volevo farvi vedere. Oh, scusate. Ecco, così magari riuscite a vedere un po' meglio l'interno della pentola. Sì, Agata, lo congelo anch'io, a parte una questione appunto di comodità, perché poi rischio di metterlo in frigorifero e non usarlo, e quindi rischio di che mi vada male. Ma anche perché comunque ho letto che congelandolo probabilmente il liquido al suo interno si espande e quindi crea questa, aggiunge questa trama, questi forellini diciamo all'interno del tofu, che permettono appunto, una volta che il panetto poi viene scongelato e strizzato, di lo rendono più simile appunto a una spugna e quindi di assorbire maggiormente il sugo. Ecco, io sinceramente mangiato così com'è, forse l'ho provato la prima volta nella mia vita, appunto la prima volta che ho provato il tofu, stupidamente, non conoscendolo, l'ho preso e l'ho consumato come fosse un formaggio, ecco, perciò sinceramente così, nudo e crudo, ma senza nessuna insaporitore, forse in padella fatto con qualche erba, ma niente di che, e quindi devo dire che non mi è piaciuto per niente. Invece all'interno dei sughi, in cui appunto c'è della parte liquida, non lo trovo male, ecco, non rimane, non rientra nei miei diciamo alimenti preferiti, ma diciamo che per la consistenza appunto, soprattutto per lo utilizzo per la sua consistenza, per dare una diversa diciamo aspetto al piatto al posto del legume classico. Allora, vedete, sta bollendo, perciò vado ad abbassare la fiamma a questo punto, copro e facciamo cuocere ancora, facciamo un 5 minuti e poi vediamo, perché poi andremo ad aggiungervi i vermicelli di riso, dei vermicelli ne esistono diverse versioni, in generale una matassina è una porzione per diciamo un piatto asciutto. In questo caso, essendo una zuppa, io ho dimezzato la porzione, perciò vedete due matassine al posto di quattro, perché appunto ricordo è per quattro questa ricetta, le dosi di questa ricetta. La cipolla, se volete, io intanto penso e mi vengono in mente dei piccoli suggerimenti, ma che vi do appunto così come mi vengono in mente. Se volete, al posto della cipolla potete usare il cipollotto fresco, e in quel caso vi consiglio di tenerne da parte un po', soprattutto della parte verde, da aggiungere poi nel piatto, nella ciotola, direttamente al momento di servire. Ecco, darà quella pizzico di freschezza che in più, diciamo, a confronto della cipolla che non si può fare. Veramente c'è un profumo fantastico, devo dire. Una zuppa comunque con gli ingredienti piuttosto semplici, e appunto potete comunque andare ad integrare o a sostituirli completamente con altri di vostro piacimento. Ad esempio potete mettere dei broccoli al posto delle foglie di cavolfiore, se non mi ricordo male si chiama pak choi, non so se la pronuncia è corretta, comunque il cavolo cinese, quello mi piace tantissimo, purtroppo quello non si trova, almeno lo trovi solo in determinati supermercati in un determinato momento dell'anno. È questo cavolo cinese ma molto piccolino, cioè ha queste dimensioni, ecco, dipende poi dalla grandezza, ma comunque non è tanto grande, ed è quello che trovate che utilizzano proprio nei piatti giapponesi, ecco, saltato semplicemente,
quello, oppure non so, mi può venire in mente, anche lì potete utilizzare le biete, le coste, gli spinaci, insomma veramente in base alla vostra ispirazione e a quello che avete in quel momento in dispensa, ecco. Io vi do un'idea di base, poi potete provare la mia versione o comunque magari modificarla. Nessuno ce lo vieta, o ve lo vieta, ecco. Diamo una mescolata ancora. Se volete, ripeto, al posto dei vermicelli di soia potete utilizzare un'altra tipologia di pasta. Appunto Rosy suggeriva i capelli d'angelo, oppure appunto al massimo anche gli spaghetti se volete, però non sono al massimo, ecco, diciamo, nella minestra. Però insomma, per dar l'idea potrebbero anche andare bene, ecco, lo so, sto dicendo un'eresia, ma... Oppure magari delle tagliatelle, delle fettuccine, tagliatelle quelle tipo le linguine, non so se si chiamano così, perché non mi ricordo più le tagliatelle, se sono quelle larghe o le fettuccine, o se sono la stessa cosa, non lo so. Magari qualcuno di voi sa consigliarmi meglio. Comunque so che esistono queste, le chiamo tagliatelle, ma piccoline, e magari potete usare quelli se le trovate. Oppure ci sono anche queste altre tipologie di pasta etnica che sono, si chiamano udon, che sono un po' più grossi dei vermicelli. Va bene, allora, visto che si parla di vermicelli, ecco, tagliolini, brava, hai ragione, Agata. Allora, a questo punto vado a aggiungere in pentola anche i miei vermicelli. Vedete come sono delle matassine. A questo punto aggiungo alla mia zuppa. Sono molto particolari questi vermicelli perché si ammorbidiscono e da bianchi diventano trasparenti. Sono poi piuttosto difficili da recuperare quando si fa il piatto. Perciò se volete potete magari cercare di spezzarli se lo trovate più comodo. Perché in Giappone loro usano le bacchette che vedete ho qua per tentare poi di provare ad assaggiare la zuppa. Nelle ciotole si portano praticamente risucchiando il pasto, diciamo la pietanza, alla bocca, ecco. Perciò risulta semplice con le bacchette, invece con il cucchiaio, vedete, la consistenza piuttosto gelatinosa. Nel mentre che si ammorbidiscono i vermicelli, le verdure finiscono di cuocere. Allora, facciamo andare un altro 5 minuti, che così diamo il tempo appunto alla pasta di cuocere. Apriamo e rialziamo un attimino la fiamma. Allora, sì, Rosy, ti riferisci ai vermicelli? Sì, sono quelli che poi si mangiano quando si prendono i piatti al cinese, ecco, ci sono sia quelli di soia così, oppure quelli di riso che rimangono bianchi dopo la cottura, ecco. Io preferisco quelli di soia, ma... insomma è una mia preferenza.
sono ottimi entrambi, sono facili e semplici da cuocere, si possono consumare sia sia in asciutto che nelle zuppe, e ovviamente sono gluten free entrambe le versioni, ecco, perciò se avete problemi di intolleranze oppure magari avete ospite un intollerante, un celiaco, potete proporre dei piatti con questa tipologia di pasta. Ecco, vedete la il colore. Rose, sì, hai ragione. Il miso, allora, io adesso ho questo istantaneo che è tipo una polvere. Ovviamente ti capisco, perché quello in pasta è più buono, secondo me, ma ovviamente se non viene usato rischiamo di buttarlo, perciò io penso di congelarlo magari nelle vaschette del ghiaccio, così che poi una volta che si è fatta la formina lo posso mettere nei sacchettini e usarlo in monoporzione, perché adesso lo comprerò, perché mi è quasi finito questo istantaneo e voglio provare appunto così a congelarlo, tanto non credo che cambi qualcosa come sapore, un po' come preparare il dado vegetale e congelarlo, ecco. Ora l'unico discorso è accertarsi della cottura delle verdure, perciò mi premunisco di un coltello e una forchetta per andare a vedere di recuperare appunto le taccole e il cavolfiore, che sono quelli che ovviamente mi preoccupano di più. Allora vado ad assaggiare. Allora, le taccole ci siamo, invece il cavolfiore vado a recuperare una costa, eccola qua, di modo da provare anche la consistenza. Ovviamente essendo congelato rimane più morbido rispetto a il cavolfiore fresco, che poi può comunque essere consumato anche crudo, perciò se ci piace più croccante lo lasciamo croccante. Bene, direi che le verdure sono cotte. Perciò attendiamo la fine di questi 5 minuti, giusto per permettere alle vermicelli di cuocere. Dopodiché servirò il piatto. Sì, Rosy, io ho pensato di congelarlo, anche perché lo comprerò online, ecco, e vendono queste confezioni piuttosto grosse, so già che non lo utilizzo, anche perché ha un sapore particolare e quindi dà una certa caratteristica ai piatti in cui viene usato, e non, insomma, non è che tutti i giorni lo consumiamo, perciò penso che lo congelerò. Allora, bene, andiamo a servire la nostra zuppa giapponese. Allora, come vi dicevo, ovviamente i vermicelli sarà un casino andare a recuperarli, perché vedete cosa succede, andrò a recuperarli con l'aiuto delle bacchette, vediamo se riesco. Ecco qua. Vi consiglio prima di recuperare il brodo, se riuscite, e le verdure, e dopo andate ad aggiungere i vermicelli, ecco. Adesso recupero un po' di tofu, si va un pochino a tipo a pesca.
nell'impiattamento di queste tipologie di piatti. Ecco qui. Ok, e adesso vado a recuperare dei vermicelli. Vediamo, non mi sguisciano tutti via. Oh, ecco, sono tornati in padella. Non so se vedete, non gli piace. Allora, un attimo, non voglio rovesciare niente. Facciamo così, recupero la classica forchetta e li vado ad arrotolare come fossero degli spaghetti. Ecco qua. Non ridete di me, perché mi piacerebbe vedervi a tirarli fuori, perché sono veramente super super viscidi. Ecco qua, va bene. Ce lo facciamo andare bene così. Allora, prendo una pattina perché la ciotola è molto calda. Ecco qua. Vedete? Che bel piatto. Molto colorato, questo è un super comfort food. Camilla è qua perché ovviamente sperava nella caduta dei vermicelli, ma ce l'ho fatta. Allora, vado ad assaggiare, speriamo di riuscire a tirarli su con le bacchette, se no pazienza. Ecco, cerchiamo di scolarli un po', vedete? Più che altro che saranno a temperature tipo dell'inferno. Che ridere, rido già. Ecco, facciamo così. Ovviamente, vedete, è un piatto che andrebbe portato alle labbra, ma bisogna aspettare un po'. Si mangia un po' e un po'. È molto molto buono. Adesso ho provato un pezzo di fungo e adesso mi vado a mangiare un pezzettino di tofu e poi assaggerò il brodo, però lo provo con il cucchiaio il brodo perché non voglio fare dei versi strani, ecco. Molto molto buono. Ora proviamo il brodo. Perché ho letto che è molto molto importante il brodo, perciò l'importante è fare buono quello, dopodiché potete aggiungerci gli ingredienti che a voi piacciono di più. Lo zenzero non si sente tantissimo, buono, veramente, veramente buono. Bene, spero che questa ricetta vi dia ispirazione per magari prepararla per cena, oppure aspettate la pubblicazione della ricetta sul blog domani, così che avrete bene gli ingredienti. Magari potete nel frattempo riguardarvi la diretta e prendere appunti, così da andare a comprarli se non li avete già in casa. E è una zuppa appunto semplicissima, ma di grande effetto, perché alla fine non sempre si ha l'occasione di mangiare etnico, e in questo caso potete riproporre a casa vostra queste tipologie di piatti. Bene, io vi ringrazio, vi do appuntamento con le dirette settimana prossima e con la pubblicazione delle ricette che ho preparato in diretta questa settimana, una oggi e una domani. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, buon pranzo a tutte, Agata ciao, ciao Rosy e niente, io vi saluto e vi ringrazio nuovamente. Un bacione, ciao!